Un saluto a tutti e ben ritrovati a The World 125 nuovamente su Total War Rome 2 con la nostra campagna Roma Invicta con la Divide et Impera. Allora, riprendiamo dove ci eravamo fermati, ovvero stavamo crogiolandoci delle nostre vittorie al momento, perché adesso voglio andare a esplorare e trovare Interessante. possibili nemici di questo popolo, di questi popoli barbari. Questi sono sempre geti questi qui, eh. Va bene, mentre qui Marsiglia stava venendo attaccata da tutte le parti, qua se la sono ripresa però. E bravi marsigliesi, però. Surprise! Arverni, surprise, surprise. E poi sono testardi, poi secondo me ci attaccheranno di nuovo in questo turno. Ma a noi ci fa solo piacere, mentre noi siamo sempre bassi con le tasse per aumentare l'ordine pubblico, che a Roma sta salendo enormemente. Ottimo. Qua non sale, non so perché. Tasse, slave, building, squallore. C'è un edificio che fa squallore. Vabbè, nel prossimo turno costruiamo il tempio. At your service. Vorrei che dessi a dare Sleep un'occhiata di là cosa instead as arriva, a shadow. cosa può arrivare. I shall rest a C'è while. un'armata qua. C'è un'armata qua. Adesso qua ovviamente si ribelleranno. Non serve a nulla togliere le tasse. La rissa abbiamo alto olio d'oliva. Non posso convertire nulla. Nulla, passiamo il turno. E infatti, come avevo previsto, non gli è bastato una scoppola già nel 2 turni fa, quando è che abbiamo combattuto questa battaglia. Non gli è bastato, evidentemente si divertono a venire massacrati da noi. Nulla, combattiamo. Ok, ben ritrovati nuovamente su l'insediamento farlocco che giochiamo di solito. Questi gli togliamo tutta la modalità di scappare, perfetto. Dovremmo attaccarci frontalmente, come prima. Esattamente come l'altra volta, anche perché Milano è sempre laggiù. Our reinforcement has arrived! Perfetto, arrivando laggiù, adesso che arrivano li selezioniamo. Allora, le baliste adesso gli diamo fuoco a volontà perché questi incominciano ad avvicinarsi. Io pensavo che di qua non arrivassero, invece si sono piazzati a doppia spina, eh. Guarda che gira le baliste però. E bravi, e bravi. Rallentiamo per godercela al meglio. Guarda come vengono bersagliati. Qua arriva un nuovo esercito sempre. Qui sono tutti i cavalieri. No. Ok, stanno arrivando tutti di qua. Magari teniamoci questa qua dietro come per quelli laggiù. Tanto questi vogliono farci il giro. Assolutamente no. Continuate a tempestarli. Adesso iniziano ad arrivare a tiro. Cioè, magari li spostiamo lì. A questo punto sti principi li facciamo uscire insieme a sti triari. Adesso abbiamo utilizzato questa nuova tattica del far uscire la gente. Magari i triari no. Triari no, perché li voglio qua. Balista. Occhio alla vista. Ok, questi sono usciti. Fateli uscire. Sedateli! Questi muoiono male. Ok. Forse ne ho fatti uscire un po' troppi, eh. Facciamo rientrare anche questi altri triari. Ok, mentre questi due qua sì, li voglio che vengano qua. One of our units has used all its ammunition. Kill, kill, kill. Questi già fuggono però. Poco coraggio da parte loro, eh. We have discovered the Occhio alla vista, enemy's balista. Balista! Sparatela nella folla. La nella folla.
là nella folla. Che bei colpi che ho visto partire. Oh merda, mi sono dimenticato il mio esercito di Milano. Che mi piace, arriverà dopo domani, ma fa lo stesso. Fa lo stesso. Ok, continuate a massacrarli, questi si vanno a mettere tutti. Facciamoli uscire questi, vanno solo a nulla lì. Come anche i veliti, facciamoli uscire. No, merda, la cavalleria che ci ha preso questi non mi piaceva. Ma tanto vanno in fuga abbastanza agilmente. Vanno in fuga abbastanza agilmente, mentre le baliste che a dire che cambiassero il loro fuoco lì. Che bei tiri. Ok, uccideteli. Non c'è nulla per... per indebolirli. Ok, questi vanno già in fuga. Questi una volta che li avranno beccati moriranno male. Ah, c'è anche la cavalleria. Merda, vero che Milano c'è la cavalleria. Ok. La metà dei colpi non vanno a segno, ma quando vanno a segno fanno una strage. 200, 254, 200, sono 1000 morti più o meno. Pliti che reggono bene. Ok, questi facciamoli fare il giro. Continuate a inseguirli voi. One of our units has used all its ammunition. Ok. E qua si è creato il mega blobberone. Le mie baliste, c'è ancora una che può tirare. Vediamo l'ultimo tiro. È un tiro onesto, dai, un tiro onesto. Ok, i veliti vengono qua. Facciamo andare in fuga i loro. Ok, sta arrivando il mio esercito da Milano, anche se sarà sfinito, ma mi serve solo per chiudere i buchi. Alla fine non so se è stata una buona idea farli uscire, perché qua... facciamo uscire questi triari da qua. Ok. Ok, questi vanno qui e anche questi vanno qui. Ok. È perché sono 3 contro 1, ecco perché. Ok, voi tirate sul generale. Ok, questi vedete appena li duplichi, circondi, vanno in fuga facile. Andiamo a prendere quelli. Questi non capisco perché non vadano in fuga. Ok, finalmente anche lì stiamo tirando. Eh no, però devi passare di qua, figlio mio. Questi non se l'aspettavano, alle spalle. Chiudete il pocket. No, non tutti, solo la cavalleria. Minchia, questi qua quanti danni che si sono presi, però.
Ma ovviamente quelli vanno in fuga. Ok. Questi veliti finalmente subiscono... Oh. Ok. Vedere che questi andassero in fuga lo gradirei vivamente. One of our units has used all its ammunition. Ci siamo due, va? No, perché non riesco mai a beccare il tastino quando fargli che attacchi? Our men flee the field of battle. Chi è che flee al field of battle? Ah, mi sa la cavalleria quella. Tanto l'esercito di Milano è finalmente giunto. Sì, la cavalleria quella. Quella rumena. Ok, attacca. Beh, alla fine perdite non tantissime da quello che vedo. Andiamo proprio per la guerra. Rallentiamo di nuovo perché qua se non lagga troppo non riesco minimamente a giocare. Tu attacca alle spalle che sei una cavalleria da carica. Qua il generale si becca proprio nel culo le frecce. Aspettavo un po' di più dal generale se devo essere sincero. Questi... Complimenti a voi. Master of Blob. Adesso andiamo a fare un bel Inspire lì. Qua vanno tutti... lampeggiano, guarda come lampeggiano. Il generale nemico lampeggia, noi andiamo a prenderlo. Ah, questi ce li siamo completamente dimenticati qua giù, è vero, che pirla. Colpa mia. Ok, qua finalmente abbiamo... una nuova linea. Bell Inspire. Peccato che non abbia qualcosa per far scappare i nemici, sennò sarebbe davvero l'ideale. Sembrano belli bloccati però, cioè che non vanno da nessuna parte. The battle is turning in our favor. Ma va? Oh, bene, il generale è ucciso, scappa, scappano tutti. Bene, ok, un'altra vittoria eroica con 1900 prigionieri che verranno sterminati tutti quanti. Prossimo turno li annientiamo. Sì, stanno lì loro. Perfetto. Allora, war declared chi? Boh, bene! Basileo Shiktai contro i boy. Ottimo, mica arrivano fila giù questi. Complimenti a loro se ci arrivano. Allora, questi sono stati troppo avventati e adesso questi verranno di nuovo annientati. Però a me sta bene, perché alla fine se loro vengono di nuovo annientati io ci guadagno un po' di soldi. Però io intanto mi sto recuperando questa armata. E ho liberato due province, quindi considerate che ne ho liberate due. Quindi loro mano a mano che liberano e distruggono comunque si indeboliscono. Qua noi non ci stiamo recuperando nulla. To victory. Basta ribellarsi. Basta ribellarsi perché mi avete stucocciato. Ok. Kill the captives. Sì, uccidi i prigionieri. Mi piacerebbe molto attaccare Atene. Attaccare Atene e Sparta sarà il sogno di una vita. Era il sogno di una vita, però... Ah. Io adesso qua non vedo più gli eserciti nemici. Qui ho due alleati deboli, uno e due. E non so... Questa è roba dei boy qua. Hanno loro qui i boy.
Che boy, porca troia, i boy quanto sono forti anche loro. Uburzi, Sistos, porca troia. I boy hanno annientato chiunque, ecco perché continuano a mandarmi uomini su uomini. Cioè tutta sta roba qua è dei boy, questo è dei nervi. I nervi arrivano fin quassù. Minchia, ho paura sinceramente. Comincio a aver paura. Però adesso che questi sono in guerra anche con i boy mi fa piacere. Non so quanto siano forti, ma mi fa piacere. Fa un po' meno piacere che Cartagine sia arrivata qua, però poco male, dico io. Tu spero ovviamente che non stia facendo follie di alcun tipo, bravo. Tu statene buono lì, tranquillo. Mentre tu vai ad annientare questi. Tanto loro ne annientano uno. Ne annientano uno, ne arrivano altri 10, quindi... Non so quanto sia conveniente. Per questo vi dico ragazzi che è necessario... È necessario... Oh, perché qua subiamo attrito? Ah, perché qua ovviamente non avranno cibo, immagino. Non ci sarà cibo perché ci sono sempre gli eserciti nemici lì. Qua non so dove stiano andando. Secondo me fanno tutto il giro adesso qua. Vabbè, mi interessa poco. Mi interessa però che sto perdendo dei soldi, non capisco il perché. Ah, lo capisco io il perché. Ready for battle. Muori, male, anche tu. Ok, muori, perfetto. Uccidili. E adesso guadagniamo, perfetto. Pane e cibo adesso ne abbiamo a tonnellate. Qua non capisco perché l'ordine pubblico non migliori, mentre migliora moltissimo qua. Va bene. Tu li stai recuperando le perite, ti lecchi le ferite un attimo. Tu sei fermo da un sacco di turni a far nulla. Se non... Se Cartagine non avesse tutte queste flotte che mi fanno abbastanza paura in giro, io ti attaccherei, ma... Ho molta paura. Comunque direi che per questo episodio è tutto. Rifletto se vale la pena attaccare Cartagine. Hanno un... Un ammiraglio, Cartagine ha 17 unità, Thracian Warriors, Thracian Militian, Thracian Bowman. Non lo so, sono tentato ad attaccarla, molto tentato ad attaccarla. Questa Atene me la terrei strettissima, anche perché è abbastanza isolata ed è difficile da prendere. Però è da vedere, è da vedere. Io per questo episodio vi saluto, un saluto alla prossima, ciao ciao.